Entrate 2023, 7-8 ottobre, oggi si presenta il programma. Sì, buongiorno. Quest'anno cosa sarà di diverso del Palio rispetto agli altri anni? Principalmente che abbiamo già iniziato a maggio, ma adesso ottobre ancora di più, a collaborare con altre realtà. Nel senso che il giorno del sabato soprattutto avremo due eventi, una conferenza coordinata e gestita da Quattro Passi nella Storia e un evento unito, diciamo, con la collaborazione tra Maestri Cantori di Vigevano e Astrolabio, dove invece in questo caso sarà un po' di letture di testi rinascimentali e un po' di canti rinascimentali. Per il resto il programma poi è simile, cioè noi iniziamo già col 5 con la fiaccolata che sarà unita al transito del Beato Matteo, poi 7 quello che ho detto più la notte sforzesca che è il nostro evento clou del sabato, dove insomma ci sono altri gruppi storici quali i Musici Alfieri dell'Onda Sforzesca, i Aurora Noctis e il Biancofiore che faranno uno spettacolo, e poi la domenica ci sarà il Sogno de Verano con i Cavalli e il nostro Palio finalmente, quindi la disputa del 42esimo Palio delle Contrade con le 12 Contrade. Quest'anno l'altra novità nel Palio invece è che faremo l'ultimo gioco, che è un gioco innovativo, nuovo, che non abbiamo mai fatto, che è un gioco finale vero e proprio, quindi non è la ripetizione di un gioco, ma è un gioco che, vabbè, adesso non vi sto a dire perché sennò non venite a vederlo, lo sapete di già. E basta, queste sono le novità, le cose nuove. Sono diplomata qualche anno fa al liceo classico qua al Cairoli e adesso devo frequentare il terzo anno dell'Accademia di Brera di Belle Arti a Milano. Mi specializzo soprattutto in tecniche di incisione, con questo mi riferisco alle antiche tecniche di incisione con ancora torchio e gli antichi materiali, quindi acqua tinta, acqua forte e questo tipo di tecniche. Ho avuto l'onore quest'anno di dipingere il cencio per il Palio, per questo ringrazio gli organizzatori.